Grazie a tutte e tutti di essere qui e vi rinnovo un grazie ancora io. Siete numerosi e mi fa molto piacere per questo progetto di conservazione della memoria. Noi stiamo girando un po' tutta Italia con questo reading che cita i meri fatti come sono accaduti, romanticizzati da una storia d'amore. Diciamo che quello che crediamo sia un po' un punto di forza è quello che Davide, secondo me, l'autore, è riuscito a fare molto bene, partire da un punto di vista totalmente distaccato dai fatti. Poi, se avete voglia, a fine spettacolo potete fare qualche domanda a Davide, che è qua con noi. E se avete voglia di appunto sostenerci, poi ci sarà una cassettina delle offerte. E buon ascolto a tutte e tutti. Grazie. No, qua non ci vedo. Ma voi riuscite a ricordarlo quel periodo in cui i telefonini sì esistevano, ma non tutti ne possedevano uno? È incredibile pensarci adesso. Ora, appena compi 6 anni, i tuoi genitori si sentono in obbligo di regalarti il primo smartphone con cui fare video su TikTok, scrollare su Snapchat e fare i selfie con le amichette e gli amichetti con le orecchie da coniglio, da cagnolino. Eppure si parla di 20 anni fa, non di 50. Fa strano, eh? 20 anni. Quante cose sono cambiate in questi 20 anni? Beh, innanzitutto la tecnologia ha fatto passi da gigante. Il telefonino è diventato smartphone e ormai fa tutto. La televisione poi non ne parliamo. Ma ci ricordiamo com'erano? Spesse, nere, brutte, ingombranti, poi sottilissime, tipo foglio F4, che si faceva a gara chi ce l'avesse più sottile. Poi ora una via di mezzo, sono sempre sottili, ma un po' meno, però ora sono smart TV, eh? Si collegano a internet, ci guardi Netflix, Amazon Prime, Apple TV, Rai Play, Rakuten, Disney Plus. In pratica non hai più idea di che programma ci sia sui canali tradizionali. E subito senti Giorgia urlare: prima i canali tradizionali, no i canali gender! Vabbè, questa era una cazzata. Anzi, fate una prova. Provate a chiedere a vostro figlio Marco cosa danno questa sera su Rai 1. Vi risponderà: ma cos'è Rai 1, pa? Io sto guardando BoJack su Netflix e aspetto alle 21 che carichino le ultime due puntate di LOL su Amazon. Ma mica solo la tecnologia è cambiata, ci mancherebbe, anche il calcio è cambiato tantissimo. Pensate che 20 anni fa c'è stato l'ultimo campionato in cui lo scudetto non è finito a Torino o a Milano. Cioè, roba che in Argentina, dove in prima divisione ci saranno 15 squadre su 20 di Buenos Aires, c'è più alternanza di città che vincono il campionato. Vabbè, ma era un calcio diverso. Ma poi che altro? La moneta! Ragazzi, la lira! Ma ve la ricordate la lira? Ma che splendida moneta sovranista che ci consentiva di essere poveri a casa nostra! E i giornali, che ora ormai non li legge più nessuno perché abbiamo tutto sul tablet? Le macchine sono sempre più ibride, anzi, sono sempre più elettriche. Mancano le colonnine per ricaricare le batterie, però ci sono sempre più macchine elettriche in giro. Ecco. Ci sarebbe quel piccolo problemino che per recuperare il litio che serve per le macchine elettriche stiamo distruggendo interi ecosistemi in Africa e rendiamo nomadi blocchi di cittadini che si trovano costretti a cambiare città proprio perché sotto casa loro
c'è il litio di cui noi abbiamo bisogno. E magari, a furia di fargli cambiare città, li spingiamo a partire per l'Europa, così almeno poi possiamo lamentarci che vengono tutti qui, eccetera, eccetera, eccetera. Però, oh, è il progresso. E non è che possiamo stare a preoccuparci di tutto, o l'ambiente in Occidente, o gli africani. Ma questa è solo una piccola cosa, è solo una piccola parte delle cose che sono cambiate in questi ultimi 20 anni. Ma all'inizio vi chiedevo del telefono, perché la storia che vorrei raccontarvi questa sera parte proprio dal fatto che la persona che dovevo contattare non aveva il cellulare. Anzi, il telefonino, che il cellulare lo dicevano in pochi all'epoca. Era il 18 luglio del 2001 e io avevo bisogno di parlare con Marta per sapere se volesse ancora vedermi dopo l'ultima volta, che non era finita proprio benissimo. Eravamo visti una decina di giorni prima a casa mia a Novi Ligure e dopo aver fatto l'amore ci stavamo fumando una sigaretta coricati sul materasso da una piazza e mezza che tenevo buttato in un angolo nella mia camera da letto di 15 metri quadri che affacciava sul Girardengo, lo stadio di Novi. E ce ne stavamo lì un po' rintronati, no? E soddisfatti, come tutti quelli che hanno appena finito di fare l'amore, avete presente, no? Quando sei rilassato e hai la testa completamente vuota da ogni pensiero. Ecco, lei si gira verso di me, mi guarda e mi chiede se mi andasse di raggiungerla a Genova durante i giorni del G8. Mi propose di fermarmi a dormire da lei, che intanto la conquilina se n'era già tornata a Lodi da una settimana, e di passare assieme i 3 giorni di protesta contro gli 8 grandi della Terra. Ecco, dovete sapere che io all'epoca ero appena tornato dalla mia prima e ultima, ma ancora non sapevo sarebbe stata l'ultima, esperienza come animatore di villaggio turistico. E della politica, delle proteste, di tutto questo casino, proprio non ne sapevo nulla e nulla volevo continuare a saperne. Nemmeno i miei amici, i più vecchi, quelli che erano iscritti all'università già da metà degli anni 90 e che avevano avuto ruoli più o meno importanti nella Pantera, erano riusciti a farmi cambiare idea. Avevo 22 anni, 20 anni fa, e quello che mi interessava era trovare un lavoro tranquillo e divertirmi il più possibile con Marta, che con i suoi 4 anni in più mi stava facendo sentire un semidio. Le dissi che no, che non mi andava di scendere a Genova proprio in quei giorni e che anche lei avrebbe fatto meglio a non andare alle proteste, anzi, perché non pensava di tornarsene qui da me e passare insieme un weekend intero in totale relax? Non la prese bene. Mi disse che ero solo un bambino con un po' di barba sul mento e che della vita non ci avevo ancora capito nulla. Vengono a Genova a rubarci il futuro, capisci? A casa mia! E io dovrei chiudermi la porta alle spalle, andare a Brignole a prendere un treno, salire qui da te per 3 giorni e dimenticarmi completamente di casa mia, della mia città, del suo centro, del suo mare, solo perché te non frega nulla del tuo futuro. Litigammo. Le dissi che se pensava davvero fosse solo un bambino, poteva tranquillamente tornarsene subito a Genova e che non sarei stato andato a farmi caricare dalla polizia solo perché una 26enne fuori corso a giurisprudenza si annoiava a passare un weekend con il suo ragazzo o qualunque cosa fossi per lei in una zona tranquilla dell'Italia. Ci lasciammo male e io passai 10 giorni pessimi. In quei 10 giorni mi obbligai a comprare almeno 2 quotidiani al giorno per capire cosa stesse succedendo nel mondo e cosa avrebbe comportato questo famoso G8 a Genova. Un giorno il Corriere della Sera e il Manifesto, poi il giorno dopo la Repubblica e l'Unità, poi ancora la Stampa e il Secolo. Il 17 luglio ero convinto di sapere ormai tutto. A Genova sarebbero arrivati i grandi della Terra e ad accoglierli avrebbero trovato un mondo vastissimo, fatto di No Global, centri sociali, associazioni di sinistra varie, militanti di partiti politici tipo Rifondazione Comunista, le tute bianche, gli anarchici e sicuramente anche i Black Bloc, descritti dai quotidiani come gli unni del terzo millennio. Ah! E non dimentichiamoci gli scout. La mia voglia di G8 era pari a 0, ma volevo riconquistare Marta. E così, eccoci alla famosa chiamata da cui è partito tutto il racconto.
Marta non aveva il telefonino, così dovevo sperare di beccare il momento giusto in cui lei era in casa per riuscire a parlarle. I primi 5, 6, 7, forse 10 tentativi andarono a vuoto, tanto che pensai avesse abbandonato casa o si fosse trasferita da qualcun altro. Poi, alla sera, finalmente mi rispose. Finsi. Le dissi che ci avevo pensato e che mi ero informato e che ritenevo che la cosa giusta da fare fosse esserci al G8 e che anche se lei non mi avesse più voluto vedere, io ci sarei andato comunque perché Genova era troppo vicina a Novi per non sentirmi toccato dal vivo. Ci cascò. Era felice di sentire quelle parole, era felice di sentirmi ed era felice di sentire quelle parole. Rimanemmo d'accordo per vederci il giorno dopo a Brignole. È tutto un fermento. Ieri sera a Piazzale Kennedy la gente ha ballato con Manu Chao e con i 99 Posse e pare che sul palco sia salito anche un prete di strada che ha sventolato un drappo rosso. I miracoli o i misteri, dipende dai punti di vista del G8. Il primo vero giorno di manifestazione è oggi. Ci si attende l'arrivo di 200.000 persone almeno. E dopo che Marta è venuta a prendermi in stazione, siamo passati davanti a tanti, tantissimi blindati delle forze dell'ordine. Tutti parcheggiati, ma pronti per essere messi in moto. Le facce dei poliziotti e dei carabinieri che ho incrociato non mi hanno rilassato molto, ma credo che sia un problema mio. Non ci volevo venire perché sono un cagasotto e ora tutto quello che vedo in questa città mi preoccupa. Marta sembra leggermela in faccia questa preoccupazione e subito mi dice di stare tranquillo. Ci facciamo la nostra manifestazione oggi e domani belli tranquilli e sabato ce ne andiamo al mare a Sestri Levante. Questa prima giornata se n'è scivolata via velocemente. Genova appare come una grande festa continua. Ci sono musica ovunque, fischietti, manifestazioni colorate, focaccia, vino, farinata. Ecco, devo essere sincero, sono contento di esserci. È vero, della politica non ne so nulla e probabilmente continuerò a non capirne niente neanche dopo questi due giorni. Ma quando Marta, questa sera, mi ha fatto ascoltare le rivendicazioni dei migranti, per la prima volta mi sono sentito solidale con loro, forse perché per la prima volta li ho guardati per quello che sono. Esseri umani che lottano per i propri diritti a migliaia di chilometri da casa da loro e che cercano soltanto di sbarcare il lunario, come tutti noi. Fumo l'ultima sigaretta prima di andare a dormire, affacciato alla finestra della camera di Marta che dà su una piazzettina carina con un'aiuola centrale. È una notte stellata con un venticello caldo che ti accarezza il viso. Mi giro verso Marta, dorme già di un sonno silenzioso e profondo. E mentre la guardo con gli occhi dell'amore penso a domani e a quanti chilometri ci toccherà fare nei vari cortei. Marta mi porta in piazza Paolo da Novi per la manifestazione dei COBAS a favore dei diritti umani. Ecco, sarà pure fuori corso, ma già più volte mi ha confidato che è proprio nel ramo dei diritti umani che vorrebbe trovare il suo sbocco professionale come avvocatessa.
Così non oppongo alcun tipo di resistenza e anzi l'accompagno ben felice. Tra di noi è tornata l'armonia, io sto benissimo e non vedo ragioni per dirle di no. Chiedo solo che prima di arrivare alla piazza ci si possa fermare ad un bar a fare colazione come se fossimo in vacanza. Lei acconsente, io mi godo il mio cappuccino con la focaccia, in fondo lo sanno tutti. Non c'è Zena senza cappuccio e focaccia. La piazza è vicinissima a casa di Marta. Si va dritti più o meno fino all'altezza della stazione di Brignole, poi si svolta a sinistra e si è già arrivati. Una passeggiata tranquilla e piacevole che serve anche un po' a rimettere in moto i muscoli delle gambe. Ora, ho detto che la cosa mi sta piacendo ed è vero, lo confermo. Il clima in città è molto bello e non lo si può negare. Bello ascoltare i migranti ieri sera, importantissimo sentir parlare di diritti umani esperti del settore. Però magari mezz'ora, un'ora, toh! Proprio perché è una manifestazione importante questa contro il G8, allora un'oretta non la si nega a nessuno. Ma 2 ore e mezza. 2 ore e mezza sotto il sole di mezzogiorno, che ormai sono le 2 di un luglio in una giornata senza vento, scusatemi, ma a me rompono un po' le palle. Fratello di tutti, ci mancherebbe. I diritti umani sono sacrosanti e nessuno dovrebbe mai permettere di violarli. Però, sincero, ci avevo perso le speranze. Alla terza domanda di Marta, che probabilmente questa volta non è stata così brava a leggermi in volto, sullo sfruttamento delle popolazioni andine, ho pensato di svenire. Poi un colpo bello secco, come uno schioppo, seguito da una fiammata, ha cambiato per sempre la nostra giornata. Dalla piazza ci siamo alzati tutti di scatto. Ci sono un paio di movimenti strani a un paio di centinaia di metri da noi, praticamente davanti all'ingresso della stazione di Brignole. Compaiono blindati e iniziano a volare lacrimogene, a cui dall'altra parte si risponde con sassi, fumogeni e molotov. La polizia carica e io e Marta ci facciamo trascinare dalla voglia di capirne di più e ci avviciniamo di qualche decina di metri alla stazione. È una cazzata quella che stiamo facendo. Più ci avviciniamo e più gente in terra vediamo. Sono donne, uomini, alcuni anziani. Non hanno per niente la faccia che uno si possa immaginare possano avere i famosi black bloc di cui parlano i giornali e le televisioni. E vedo un ragazzo per terra con un camice bianco e la testa spaccata. Mi avvicino e gli chiedo se ha bisogno di qualcosa e lui mi prega di chiamare un'ambulanza. Incredibile, mi dice. Sono venuto qui per curare i feriti e guarda come mi ha ridotto la polizia. Non so cosa dire, penso solo che fino a poco tempo fa ero in un villaggio vacanze nell'Egeo a far l'animatore e il mio problema principale era far ridere la gente e magari conquistare qualche turista, e ora mi ritrovo sbalzato in un mondo completamente diverso dove un infermiere volontario si trova coricato per terra con la testa spaccata a meno di un metro da me! E in tutto questo fino a 10 minuti fa mi annoiavo perché questo weekend non si stava rivelando divertente come la giornata di ieri. Mentre penso tutto questo, arriva un'altra carica della polizia. Manganellano e pestano come delle bestie, senza guardare in faccia nessuno, colpendo anche chi è già per terra. Abbandono così il povero infermiere e cerco riparo dietro un albero. Quando la carica è passata, vedo poliziotti andarsene, trascinando un po' di gente per le gambe e per le braccia, e caricare la forza sui cellulari. Mi giro a destra, poi a sinistra. Inizio a preoccuparmi. Non trovo più Marta. Torno sui miei passi e mi avvio verso Piazza Danovi, dove prima c'era la conferenza sui diritti umani. Spero di trovarla lì, magari ha fatto in tempo a scappare indietro quando è partita la carica e ora mi sto preoccupando per nulla. Quelli che non sono stati portati via dalla polizia sono ancora stesi a terra, è peggio di prima. Ci saranno almeno 20 persone sanguinanti in meno di 30 metri di strada. Ma cosa cazzo sta succedendo? In piazza Marta non c'è, in piazza non c'è nessuno. Sono rimasti giusto un paio di striscioni dei Cobas e il tavolo da cui parlavano gli avvocati. E nell'aria c'è un odore acre, fastidioso. E la musica che si sentiva ieri per le vie di Genova ha lasciato spazio al rumore delle sirene delle ambulanze e della polizia. Mi sento perso.
e mi sembra di essere in un incubo. Ecco, mi siedo per terra, in mezzo alla piazza, e cerco di rimettere in ordine i pensieri, ecco. Sì, la prima cosa che devo fare è trovare Marta, capire dove si è cacciata e poi obbligarla a tornarcene a casa. Basta, abbiamo dato, abbiamo manifestato, abbiamo partecipato all'assemblea a cui ci teneva tanto, abbiamo visto la polizia, abbiamo visto le cariche, abbiamo visto il sangue, le teste spaccate, ora basta. Ora ce ne torniamo a casa, ci facciamo una doccia, ci riposiamo un paio d'ore e poi ce ne andiamo a mangiare una pizza in un posto tranquillo. Mi rimetto a cercarla, vado fin dentro la stazione. Ma anche qui sedute in terra ci saranno almeno 30 persone che si stanno facendo medicare dai volontari della Croce Rossa. Provo a chiedere a qualcuno se ha visto una ragazza bionda, alta più o meno 1,70 m, giovane e magra. Ma mi rispondono che ne potrebbero aver viste così 700 nelle ultime ore. Guardo anche dentro il bar della stazione, ma niente. Provo anche in biglietteria, ma vengo fermato da due agenti della Polfer che mi chiedono come mai la mia maglietta sia sporca di sangue. Non me ne ero accorto. Se non me lo avessero detto loro, avrei continuato a non rendermene conto, perché ho solo il pensiero di ritrovare Marta in testa. Spiego che sarà del ragazzo con il camice che ho tentato di soccorrere un'ora fa. Loro mi guardano storto e mi dicono di tornarmene a casa. Nemmeno provo a spiegargli se non ho visto una ragazza bionda, alta più o meno 1,70 m, giovane e magra. Sono certo che non mi risponderebbero nemmeno. Esco dalla stazione e le strade sono talmente incasinate, tra cartelli divelti, selciato spaccato, macchine con i finestrini frantumati e le ruote squarciate, che faccio fatica a ricordarmi che strada debba imbroccare per tornare a casa. Che poi, stupido che sono, manco mi sono preoccupato di guardare come si chiamasse la piazza dove è a casa Marta. Fermo un passante. Sai dirmi come faccio a tornare ad una piazzetta carina con una aiuola centrale? Non dovrebbe essere tanto distante da qui. Lui mi risponde che di piazze così ne posso trovare ovunque e che ha bisogno almeno di un nome, che io non ho. Mi sento perso, davvero perso in questa giungla urbana che nemmeno mi sembra più Genova. Poi, in un attimo di lucidità, ricorda di avere il telefonino in tasca e di aver salvato il numero di casa di Marta in rubrica. Se a casa mi risponderà, ma suona vuoto la prima volta, poi anche la seconda, la terza, la diciottesima. Marta, dove cazzo sei? Visto che non risponde, è inutile tornare a casa. Mi rimetto alla ricerca di un bar, di un baracchino, di un banchetto che venda dell'acqua e della birra. Rientro dentro la stazione, ma il bar ha chiuso. Ha tirato giù la saracinesca e tanti saluti. Allora esco e mi decido a cambiare strada, non vado più verso il mare. Cerco di girare attorno alla stazione, arrivo su una via larga, ma mi trovo bloccato. C'è in corso l'ennesima carica anche qui. Anche qui c'è gente in terra e polizia e carabinieri a piedi con i manganelli sui blindati. E ce n'è uno di questi blindati che sembra indemoniato. Corri come un pazzo, ma non sulla strada, sul marciapiede. E la gente scappa perché ha paura di morire lì, schiacciata da un blindato dei carabinieri nel centro di una città italiana a inizio XXI secolo. Torno indietro, scappo da questa via. Torno sui miei passi e ricerco la piazza della conferenza sui diritti umani, ma anche da questa parte non si riesce a uscire da questo incubo. Il corso che collega via Tolemaide, questo è il nome dove corre il blindato pazzo, a Piazza Danovi è un altro scenario di guerra. C'è fumo nero, macchine che prendono fuoco e polizia, polizia, polizia. Manifestanti arrestati e portati via di forza, altri stesi per terra proprio come quelli visti nella via prima e in quella prima ancora. Basta, 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 portatemi via da questo incubo, voglio tornare a casa, non ne voglio più sapere di tutto questo, del G8, di Berlusconi, di Bush, della globalizzazione, non me ne frega un cazzo, voglio tornare nei villaggi turistici a fare il gioco aperitivo, sono disposto a fare il baby parking, ve lo giuro, basta che mi portate via da qui il prima possibile. Riesco a trovare riparo nell'androne di un palazzo. Un signore mi ha visto con la faccia spaesata e spaventata e mi ha fatto cenno di seguirlo. Ha tirato fuori le chiavi del portone e mi ha detto di mettermi qui, tranquillo, a riposare. Fuori c'è un casino assoluto. Una commistione di rumori e di suoni che mai avevo sentito in vita mia. Sirene, urla, scoppi, stridere di gomme, idranti aperti al massimo, mi fanno male le orecchie. Talmente sono forti questi suoni. Mi guardo le mani e mi tasto il corpo.
Non mi par vero di essere passato indenne in tutto questo casino, nemmeno un graffio. Se non fosse che mi sento il compagno di una desaparecidas, direi che sono un ragazzo fortunato. Ma ormai sono passate 3 ore o forse di più da quando ho visto Marta l'ultima volta e di lei nemmeno l'ombra. Chissà dove sia andata a infilare. Fuori la situazione sembra essersi calmata, i rumori si sono fatti più lievi e cadenzati. Rientra anche il signore che mi ha aperto il portone e lo ringrazio per l'ospitalità nell'atrio del suo condominio e tento di farmi spiegare come si possa arrivare alla piazza dove è a casa Marta. Voglio provare a cercarla lì, magari nella carica si è fatta male, ma ora è riuscita a rientrare a casa e mi sta aspettando. Ci metto almeno 10 minuti buoni, ma dai, che ridai, che ridai, che ridai, alla fine il buon uomo capisce ed esclama: ma è Piazza Limonda, beh lì, potevi dirlo subito, è facilissimo arrivare, devi andare. E mi spiega bene, metro per metro, la strada che devo fare per tornare a casa. Lo ringrazio e mi incammino, sollevato e convinto in cuor mio che finalmente le cose si stiano mettendo al posto giusto. Riesco a ricordarmi tutto, arrivo in Piazza Limonda e vittoria! Vittoria è un cazzo, ragazzi. Una cosa del genere io non l'avevo mai vista prima. Sul lato sinistro della piazza ci saranno ammassate almeno 2000 persone e vige un silenzio strano. Dall'altro lato poliziotti e carabinieri con caschi e scudi e un lenzuolo steso a terra come a coprire qualcosa. Chiedo alla gente che ho attorno e mi dicono che la polizia o i carabinieri hanno ucciso un manifestante, che gli hanno sparato, ma lo capite? Sparato, ma potete crederci? Ma dove siamo, nel Far West, che la polizia spara? Eppure è tutto vero, un ragazzo di 20 anni è steso sull'asfalto con un buco in testa e un lenzuolo bianco a coprirlo. Mi sento completamente svuotato. Arriva il carro funebre a caricare il corpo e la piazza tace. Per quanto ho avuto modo di vedere oggi, quel ragazzo poteva essere chiunque si trovasse a Genova a manifestare. Poteva essere un militante dei centri sociali, un black bloc, una tuta bianca, un giro tondino, uno di Rifondazione, uno scout. A Genova oggi potevano morire tutti. Ne ho le prove dentro gli occhi e in fondo allo stomaco. Quando la salma lascia la piazza, una ragazza raccoglie il candelotto di un fumogeno usato, scavalca la bassa recinzione dell'aiuola, strappa 2 fiori, li mette nel candelotto e poi lo va a posare lì, dove fino a pochi istanti fa era steso il corpo. Un ragazzo si toglie la canottiera bianca, l'appoggia anche lui nel luogo dell'omicidio, tira fuori un grosso pennarello rosso e ci scrive sopra Respect. Siamo in ballo adesso. E lo spegne il sole se li spari addosso. Lo spegne il sole se li spari addosso. Siamo in ballo adesso. Rotta indipendente, impatto imminente. Rodo marassale, alta potente. Buonasera, edizione straordinaria del TG1. Oggi a Genova è iniziato il G8. Per tutta la giornata ci sono stati scontri violenti. Poco fa la notizia che un ragazzo, un dimostrante, sarebbe morto. Manifestante anti-G8 muore a Genova negli scontri con le forze dell'ordine al termine di una giornata di violenze. In gravi condizioni anche una seconda manifestante, gravissimo, un carabiniere. Un ragazzo di 20 anni è morto negli scontri che hanno devastato la città per tutta la giornata. Una donna è ferita in modo gravissimo, gravissimo anche un carabiniere ferito ad un occhio. Si apre dunque nel peggiore dei modi, nel modo più temuto, il vertice degli 8 grandi. Ma ci colleghiamo subito con i nostri inviati a Genova, con Bianca Berlinguer. Eh sì, purtroppo c'è un morto, un ragazzo di 20 anni, ancora non sappiamo di che nazionalità sia, il suo corpo è ancora a terra, coperto da un lenzuolo bianco vicino
in via Caffa, vicino a piazza Tommaseo, la zona dove sono stati appunto più duri gli scontri. Poi, come hai detto tu Giuliano, c'è una ragazza sempre tra i manifestanti gravemente ferita e un carabiniere ferito, anche questo in maniera grave ma non in pericolo di vita. Ma sentiamo subito il servizio di Riccardo Chartreux. Gli hanno sparato, non so se con il lanciarazzi che fumogeni ci sono sopra le camionette dei carabinieri o con un proiettile. È stato colpito qua. Io ero a 5 metri, quindi poteva colpire anche me. Poi la piazza si svuota. Io vado a suonare a casa di Marta, ma dall'appartamento non apre nessuno. Una signora del secondo piano mi chiede perché stia suonando e le spiego tutto. Mi apre il portone del palazzo, arrivo fin davanti all'appartamento di Marta, busso, suono, ma niente. Allora scendo dalla signora, le chiedo un pezzo di carta e una penna per scriverle il mio numero di telefonino e la supplico di consegnarla a Marta. Appena la vedrà o la sentirà rientrare a casa. Esco di nuovo. Ora il mio problema è dove andare. Non ho le chiavi di casa e quindi sono costretto a improvvisare. Mi muovo per Genova come uno che conosce tre strade della città. Da Piazza Limonda, torno alla stazione di Brignole e di lì tiro dritto verso il mare e Corso Italia. Ancora una volta l'aria in città è cambiata. Di gente in giro ce n'è sempre molta, ma quelli che erano i sorrisi e la voglia di leggerezza ora sono facce contrite e preoccupate. A Piazzale Kennedy ci saranno almeno due colonne di pullman pronti a partire, a lasciare la città. Molto probabilmente gli occupanti erano convinti come me di passare a Genova tutto il weekend, ma la guerriglia di oggi e la morte di Carlo Giuliani, questo è il nome del ragazzo, ha fatto cambiare idea a molti e ora si preferisce tornare a casa e lasciarsi questo incubo alle spalle. Inizia a girare anche la voce che la manifestazione del giorno dopo, che dovrebbe svolgersi proprio qui su Corso Italia, sia stata cancellata dopo quanto successo oggi. Trovo un gruppo di ragazzi della mia età e gli chiedo se sanno dirmi dove posso andare a mangiare qualcosa e magari se sanno anche dirmi se ci sono posti dove dormire per i manifestanti. Quest'ansia di non trovare più Marta e la morte di un ragazzo vista così da vicino mi stanno facendo venire voglia di socialità. La solitudine non mi ha mai fatto tanta paura come in queste ultime 6 ore. I ragazzi mi portano a mangiare un trancio di pizza e poi mi dicono che loro si fermano a dormire in una scuola che non è tanto distante da lì. Io non ho né sacco a pelo né cuscino, ma non me ne frega nulla. Sono distrutto e mi va benissimo dormire anche per terra, senza nulla che mi divida dal pavimento. Andiamo alla scuola, che è un nome che pare spagnolo, ma che in realtà è di un generale dell'esercito italiano, e trovo posto da sdraiarmi. Domani, per prima cosa, mi rimetto a cercare Marta. Sono distrutto, ci credete? Tra la giornata di ieri e questa notte passata sulla durezza del pavimento della scuola non ho più un solo muscolo che non mi faccia male. Appena esco dall'istituto mi rendo conto che le voci che circolavano ieri sulla cancellazione della manifestazione odierna erano infondate. Genova continua a sputar fuori persone pronte a partire in corteo. Così accelero il passo e riconquisto la strada verso Piazza Limonda. Arrivo, suono ancora, suono un'altra volta, a vuoto. Di Marta notizie zero. Mi fermo così nel primo bar che trovo per fare colazione e mentre sfoglio il Secolo, guardando il quotidiano di oggi, mi sembra di essere tornati indietro nel tempo ai bollettini del fronte di 60 anni fa. La morte di Carlo ha molto spazio ed è già partito lo screditamento generale. Era un balordo, un senza dimora, aveva due denunce alle spalle, se l'è andata a cercare. Io non so cosa di questo sia vero, so solo, come ho già avuto modo di pensare ieri, che Carlo potevo essere io, poteva essere un pensionato, poteva essere uno di voi, che siete qui, davanti a me. Poi gli articoli proseguono con le dichiarazioni di Ciampi, di Berlusconi, del segretario personale di Bush e così via. Poi tocca ai feriti e infine agli arrestati. Più leggo e più mi monta la rabbia. Più leggo e più sono convinto di aver fatto bene a venirci a questo G8. Più leggo e più sono incazzato per Marta, per Carlo e per i feriti. Finisco di fare colazione e corro verso Corso Italia. Oggi voglio manifestare anch'io. C'è una ferita violentata, li grida in volto, ferita senza pietà. C'è una dove l'America, ci
Non faccio in tempo ad arrivare che prima di Corso Italia ci sono già i primi disordini. Riesco ad aggirare in qualche modo il centro del casino e perdendomi tra una via e l'altra riesco a raggiungere il mare e il corteo è pronto a partire. Mi accodo così al primo gruppo che trovo senza preoccuparmi tanto di chi siano, tanto non so distinguere una tuta bianca da un girotondino o un anarchico da uno di Rifondazione, così parto insieme a loro. Siamo nella coda del corteo. Dietro di me ci saranno ancora 2000 persone, ma davanti a me, signori, ve lo giuro, non riesco a vedere la testa del corteo, talmente tanta gente c'è. Dopo poco siamo già fermi. Cosa stia succedendo non mi è dato saperlo, visto la mia posizione. Così mi affido alle voci del corteo, che come un telefono senza fili, informano anche noi in coda che è in corso un'altra carica di alleggerimento della polizia. Dopo una mezz'ora buona riusciamo a muoverci nuovamente e cammino verso le vie interne di Genova, ma anche oggi c'è qualcosa che non va. Da davanti iniziano ad arrivare voci di altre cariche delle forze dell'ordine e non so bene come, non so bene perché, a un certo punto il corteo esplode e ognuno inizia a pensare a mettersi in salvo in quelle viette. L'euforia del mattino l'ho già persa del tutto, ho di nuovo la paura di ieri. Inizio a correre, correre all'impazzata senza una meta, scontri dappertutto, Genova sembra Beirut durante la guerra civile, tutti contro tutti e fumo nero che si alza all'orizzonte per le vie. Corro, corro come se non avessi mai corso così in vita mia e mi perdo per le vie. Nemmeno mi interessa sapere più dove sono, ad essere sinceri non mi interessa sapere neanche più chi sono. Ho il cervello in pappa e per la prima volta passo almeno 2 ore senza pensare a Marta e alla sua sparizione. Mi sento un corpo vuoto, che vaga. Senza una meta, in un posto sconosciuto. Mi guardo dall'alto e quello che vedo attorno alla mia pelle non mi piace per niente. Fumo, fuoco, distruzione, sangue, terrore. Quando finisce? Riesco a tornare in me solo quando ho finito del tutto il fiato e sono costretto a fermarmi. Mi corico su una panchina e mi obbligo a riconquistare la regolarità del mio respiro. Vorrei svenire qui, su questa panchina cagata, in un qualche punto imprecisato di Genova e risvegliarmi domani, dopodomani, la settimana prossima, tra 10 anni, tra 20 anni, quando quest'incubo sarà finito. Sì, incubo, lo continuo a ripetere. Ma come puoi descrivere la Genova di questi giorni se non così? Mi rimetto in marcia e chiedo indicazioni a chiunque incroci per ritornare a Corso Italia. Scopro di aver fatto almeno 3 chilometri di corsa. Più mi avvicino al corso, più Genova sembra una trincea conquistata dal nemico. I feriti non ci sono più, ma la devastazione è ovunque. E il cielo azzurro sul mare blu oggi lasciano spazio al colore nero delle colonne di fumo e al rosso delle fiamme vive. Sul corso mi fermo un po' a chiacchierare con delle persone e scopro che anche oggi è un bollettino di guerra. Ci sono stati centinaia, forse migliaia i feriti e gli arrestati nemmeno si contano più. Questa volta è davvero finita, domani si torna a casa a leccarsi le ferite. E io continuo a non sapere nulla di Marte, di che fine abbia fatto. Doveva essere il nostro weekend e oggi saremmo dovuti andare al mare a Sestri Levante. E invece sono 30 ore che mi trovo da solo in una città che non è la mia e che è in guerra. Perché possiamo dircelo, anzi dobbiamo dircelo, Genova è in guerra. E lei, Marta, chissà dove è finita. Avremmo dovuto manifestare insieme e divertirci a prendere per il culo i potenti della terra. Poi avremmo chiuso il mondo fuori dalla porta della sua camera da letto e ci saremmo concentrati solo su noi due, sulla nostra giovinezza e sulla voglia reciproca di amore e di sesso. Poi saremmo dovuti andare al mare e avremmo cercato un posto carino sulla spiaggia dove mangiare una frittura di pesce, bere vino e poi ancora birra e poi ancora vino e poi di nuovo birra. E invece, ora torno per la seconda sera consecutiva verso la scuola che funge da dormitorio, la scuola Armando Diaz. E lì dividerò la notte con altre centinaia di donne e uomini di tutte le età che proprio come me saranno stanchi morti, sfiniti da questi 2 terribili giorni. Ma ora è davvero finita.
Domani tornerò ancora una volta a Piazza Limonda. Se Marta non mi risponderà, me ne andrò in stazione e prenderò un treno per Novi. Una volta arrivato, andrò in caserma dai carabinieri e denuncerò la sua scomparsa. Non mi fido a farlo qui. Madonna, come puzzo. Da ieri mattina che sono vestito così e da ieri che non so neanche più quante cose mi siano successe. Ora basta. Mi concentro solo su me stesso e provo a dormire. Una porta che sbatte, urla, stivali che pestano i pavimenti. Quest'incubo non finisce mai. I primi a parlarne furono le ragazze e i ragazzi massacrati a manganellate quella notte del 21 luglio 2001. Poi toccò ai pubblici ministeri nei tanti processi finiti con la prescrizione. Ora però è arrivata la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo a sancire che quello che i poliziotti italiani fecero nell'irruzione alla scuola Diaz deve essere qualificato come tortura. Erano i giorni del G8 di Genova, degli scontri durissimi nelle strade con i Black Bloc, dei manifestanti caricati e picchiati in tutta la città, degli spari in Piazza Limonda, della morte di Carlo Giuliani. L'irruzione nella scuola Diaz, dove dormivano alcuni attivisti del Social Forum, doveva essere una retata contro i Black Bloc. Si rivelò una spedizione punitiva. Fu, come dichiarò durante uno dei processi il vicequestore della polizia, Michelangelo Fournier, una macelleria messicana. Finì con il fermo di 93 persone e 61 feriti, 3 in prognosi riservata e 1 in coma. Le inchieste della magistratura portarono poi a scoprire che le Molotov ritrovate nella scuola non appartenevano ai manifestanti, le aveva portate la polizia, che i verbali in cui si parlava di un agente accoltellato erano falsi. La giustizia ricostruì come andarono i fatti, ma non poté fare nulla. I processi per lesioni finirono con la prescrizione. Ma, dice oggi la Corte di Strasburgo, questo avvenne perché l'Italia non ha una legislazione adeguata, non ha il reato di tortura, che pure è l'articolo 3 della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo. Non solo, la stessa Corte nella sentenza adottata all'unanimità denuncia come la polizia abbia impunemente rifiutato alle autorità competenti la necessaria collaborazione per identificare gli agenti che potevano essere implicati nelle torture. Ora toccherà alla politica dare seguito a questa sentenza, adeguare la legislazione, prevedere quel reato di tortura che manca nel nostro codice, e dovrà farlo 14 anni dopo quella che resta una delle notti più buie della nostra democrazia. La Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo ha condannato l'Italia per tortura per il comportamento tenuto dalle forze dell'ordine durante l'irruzione alla scuola Diaz, avvenuta nella notte tra il 21 e il 22 luglio del 2001, alla fine del summit del G8 a Genova. I giudici hanno dichiarato all'unanimità che è stato violato l'articolo 3 della Costituzione Europea dei Diritti Umani sul divieto di tortura e di trattamenti disumani o degradanti. Il ricorso è stato presentato da Arnaldo Cestaro, che all'epoca dei fatti aveva 62 anni e si trovava nella scuola Diaz quando un'unità della polizia ha fatto irruzione nell'edificio per una perquisizione. Cestaro ha denunciato di essere stato picchiato dagli agenti che gli hanno causato diverse fratture nonostante lui fosse contro un muro con le braccia alzate. L'Italia è stata condannata a pagare Cestaro per un risarcimento di 45.000 euro per danni morali. La Corte ha concluso che l'articolo 3 della Convenzione è stato violato anche a causa di una legislazione penale inadeguata che non prevede il reato di tortura. Nella sentenza si sottolinea che è necessario che l'ordinamento giuridico italiano si munisca degli strumenti giuridici adatti a sanzionare in modo adeguato i responsabili di atti di tortura o di altri maltrattamenti. Siamo ancora tutte e tutti e grazie al Falcatraz, ai ragazzi del Circolo Nautico, cioè veramente dare voce e spazio
diciamo, ad un progetto di conservazione della memoria. Sono contento anche, ci sono molti giovani che sicuramente non hanno vissuto il G8, ci sono altri che l'hanno vissuto. Spero che sia stato gradevole per tutti voi. Grazie. Vi ringrazio anch'io, ringrazio l'ospitalità del Circo Marinaro e la disponibilità dei ragazzi di Falcatraz e ringrazio voi per essere stati qua ad ascoltare. Ringrazio Davide di avermi portato qua, perché questa per me è una conoscenza di un posto nuovo e sono felicissimo che ci sia stata, visto anche l'ambientazione del reading di questa sera. E siamo convinti che il G8 non sia 20 anni distante da noi, ma che torni ciclicamente, torna nelle carceri come è accaduto a Santa Maria Capua Vetere, come è accaduto a Modena, torna tutte le volte che c'è un abuso di potere da parte di chi indossa una divisa, e quindi bisogna resistere, bisogna denunciare tramite azioni, tramite la nostra militanza, che ci sono diverse cose che ancora non vanno bene e che però si troveranno qua a combatterle e a far sempre sentire la nostra voce come facevamo 20 anni fa e come continuiamo a fare adesso e come speriamo di poter fare ancora tra altri 20 anni. Grazie. Io, se volete, se vi fa piacere scambiare due parole sull'esperienza che è stata al G8, sul testo, su quello che volete, siamo qua, possiamo farlo sia a microfono aperto che mentre ci beviamo una birra, che va benissimo lo stesso. E io vi chiedo solo se vi fa piacere lasciare un'offerta per l'attore che ha vissuto la pandemia come tutti noi, che è un anno e mezzo che si è reinventato. Eh no, vabbè, almeno facciamo un po' di pena. In realtà, no, se volete lasciare un'offerta, noi qua lasciamo la cassetta, davvero, senza nessun impegno, se vi fa piacere, altrimenti davvero grazie di cuore per essere stati qua, è stato un piacere enorme e se non ci fosse questo vento farei un bagno perché c'ho una voglia, se penso che domani siamo in Piemonte mi viene da piangere. Grazie ancora. Fate l'offerta all'attore che c'è una figlia, cioè, deve mantenere la bambina. Dai, che a settembre le va all'asilo la bambina. Un attimo. Devi venire al prossimo video. Sperando che vi sia piaciuta. Alla prossima e hasta la vittoria sempre.